Ci siamo ritrovati dopo appunto un primo raduno un paio di settimane fa, e già con le idee un po' chiare su quello che andremo a fare. È un gruppo, come diceva Franco, composto da giocatori d'esperienza, ma tanti giocatori giovani che hanno portato orgoglio, entusiasmo, vivacità all'interno del gruppo, e comunque è ciò che ci serviva. Veniamo anche dalle franchigie, comunque da un periodo abbastanza positivo, quindi questa è un'aria positiva che viene portata anche all'interno dell'ambiente della nazionale. Siamo entusiasti del nuovo lavoro e c'è qualche novità, per cui questo porta molta fiducia e confidenza in noi stessi. E sì, adesso abbiamo un paio di settimane o meno per preparare questa prima partita, e ogni giorno dobbiamo sfruttarla al massimo per immagazzinare ciò che ci viene proposto, ritrovarlo, farlo nostro per iniziare a competere a questo grande torneo. Diciamo in termini generali o per una nazione in particolare? Diciamo che ogni squadra ha ovviamente dei giocatori chiave che la rappresentano con un'influenza particolare, per cui ripeto, ogni squadra ha un giocatore, forse non solo uno, però più giocatori importanti. Johnny Sexton. Per la Francia sono molto, come dire, vedere il discorso della nuova prima linea, i nuovi giocatori, quindi Camille Chat, il talonatore, e anche Julien Marchand, che rientra da un infortunio importante, e la leadership di Alwyn Jones nei confronti del Galles è indiscussa, e Owen Farrell per l'Inghilterra, senza ombra di dubbio. E la Scozia... Scozia, giocare contro le franchigie scozzesi è sempre molto emozionante, un pack molto duro, però Stuart Hogg in questo momento, anche il grado di capitano che gli sono stati assegnati e per il modo in cui gioca, in questo momento sì, assolutamente un leader.